Raccontare una storia. Raccontare una storia è il fine ultimo della musica. Io penso che non esiste canzone che non abbia dietro di sé una storia e non esiste cantautore che non abbia delle storie da raccontare. Guardate, mi viene in mente questo esempio. Se vi dico Matteo Paolillo, ovviamente nessuno sa chi è. Se vi dico invece Edoardo Conte, di Mare Fuori, immagino che tutti sapete di chi stiamo parlando. Vi racconto questa storia perché lui è un esempio di una persona che con determinazione e con qualcosa di reale da dire è riuscito a costruirsi un'occasione, che non è quella del cinema. Il cinema lui ovviamente fa l'attore, è andato a Roma per fare il provino di Mare Fuori ed è stato preso. Fatto sta che durante le riprese un giorno ha alzato la mano per chiedere al regista, per dire al regista: guardate che io sono anche un cantautore, se c'è bisogno per la colonna sonora io posso dare una mano. E il regista lo ha guardato come per dire: sì, vabbè, ne parleremo. Allora lui cosa ha fatto? Durante le riprese è entrato talmente nella parte di Edoardo Conte che gli sono venute queste frasi: non te preoccupavo io, c'è sta o mare fo, c'è sta o mare fo. Ovviamente queste frasi hanno fatto un po' il giro del set fino a quando sono arrivate alle orecchie del regista. Il regista, quando ha sentito queste frasi, si è fermato e ha detto: alta ragazzi, abbiamo la colonna sonora di Mare Fuori. E questo ha permesso a Matteo Paolillo di essere utile in una duplice veste dell'attore, ma anche del cantautore. Poi mi risulta che la canzone non è stata cantata da lui, quando è andata in fase di registrazione l'ha cantata un altro, ma lui resta comunque l'autore di questa musica meravigliosa. Tornando al discorso delle storie, io sono un grande fan di Samuele Bersani. Secondo me Samuele Bersani, per chi non lo conoscesse, andate su YouTube, scrivete Samuele Bersani e trovate di tutto. Consiglio i Giudizi Universali da ascoltare. Bersani è uno che ha tantissime storie da raccontare e ha anche un modo particolare di raccontarle. Lui non è mai diretto, ma racconta le sue storie usando molte immagini, molte metafore, molto cervellotico nel suo modo di scrivere. Ma è questo che lo rende affascinante. Questo porta te nell'ascoltarlo a riflettere su determinati concetti legati alle sue storie. La musica è una storia e secondo me il bello di fare musica dal punto di vista delle canzoni è proprio quello di poter tirare fuori le proprie storie. Non solo di tirarle fuori, ma la musica aiuta anche a vederle meglio queste storie, e capirle, interpretarle, metterle nero su bianco. Permette a noi, autori, di sentire finalmente che cosa abbiamo scritto. Perché finché tu ce l'hai in testa e la scrivi, la musica arriva fino a un certo punto, ma quando la ascolti e la porti in un supporto che ti permette di goderne, allora lì nasce la magia.